Se mi hanno fatto fare botte, polizia, studenti. Che casino. Senti, non ho voglia. Cos'è? Hai noia al giornale? No. Sette, dieci, qui, 21, 26. Io non ci so stare a Roma. 32 uomini e 5 donne, di cui 3 francesi. Sfido che in Italia ci si ammazza per amore. Quando una donna ti pianta ci vogliono 6 mesi per trovarne un'altra. Andiamo insieme a Parigi? Non lo so. Ho visto Annie. In minigonna e macchiaggio argento. Se fosse qui farebbe il torcicollo a tutti. Era piena di voglia di divertirsi, ringiovanita. Ah sì? Sexy. Hai fatto bene a lasciarmi. Era un peso morto. È lei che mi ha piantato. Beh, oddio, l'hai obbligata. La snobbavi? Chi l'ha autorizzata a parlare di me? Non mi direi che Annie ti interessa ancora. È roba vecchia. Vabbè, vado via. Mangiamo insieme? No. Ma... Gli uomini che dormono tutta la notte non mi fanno dormire. Sono stanca, morta, sfinita. Tu la sera non levi mai il maquillage? Prima a levarmi tutto ci pensavano gli altri. Ora, il signore ha dei problemi. Sua moglie, il suo mestiere, i suoi weekend. L'ho piantato. Non capisco come faccia che ho, come fa a dormire. La faccia non so, ma Nati che non stai niente male. Ho bisogno del bagno, sbrigati. Sono stanca. Ulrich, dormi.
dorme ancora. Ulrich dorme ancora. Ulrich non mette il pigiama. Ulrich è un buon amante. Non parlarmi della tua stanchezza di oggi, mi fa rabbia. Rispondi tu. Pronto? È per te. Chi è? Paolo. Pronto? Sì, sono io. Sto uscendo dal bagno. No, non sono libera stasera. Ridammi il tuo telefono. Danton 58 10. Ti chiamerò. Sì, sì. Ne parleremo, non c'è fretta. A end de séjour. Paolo! Ciao. Paolo! Paolo! Di, tu che parli il francese come Voltaire, cosa vuol dire esattamente à un de séjour? Beh, è semplice, semplice. Vuol dire che una persona vuole vederti oppure tutto il contrario? Dipende. Se è una donna bianca, vuol dire che se ne strafotte di te. E dire che una sua telefonata mi avrebbe fatto talmente piacere solo 2 mesi fa. Sai, quando un uomo pianta una donna e poi si rifà vivo per invitarla a cena, vuol dire che è innamorato cotto, pentito, pronto a tutto pur di farsi perdonare. Al tuo posto mi divertirei io adesso. No, no, non voglio storie con Ulrich. Fallo aspettare 3 o 4 giorni e poi dagli un appuntamento. Questi italiani meritano una lezione. Guarda, guarda il 10, guarda. Credi che riusciranno a pareggiare? Non trovi che la mischia è sexy? Paolo? Buongiorno, è tornato? Che fai? Hai visto Mancuso? No. Sai, ieri sera mi ha invitato a cena da lì. Le Grand Cirque. Sommon fumé, champagne. E poi lui ha ordinato anche un sigaro. Mancuso? Sì, Romeo e Giulietta, il sigaro più caro del mondo. Poi si è alzato, è andato a telefonare e non l'ho più visto. Un conto di 120 franchi e ho dovuto pagarlo io. Ma perché tu non... Prima? Mai prima, con gli italiani dopo. Che stupido. Ci vediamo? No. Ciao. Un quarto d'ora fa era al Saint-Claude. Passa da un bistrò all'altro aspettando che le donne lo rimorchino. Una dopo l'altra se lo fanno tutte. Dicono che fa tenerezza. Bulgaro, tu capisci soltanto il metodo degli ussari. Hanno voglia di carezzarlo, di renderlo felice. Mangiamo assieme? No, non mangio. Per conservare la linea? Sì, la linea del partito. Il popolo ha fame e io voglio mantenere il contatto col popolo. Ciao. Ciao. Italien et donc je mange les spaghetti. Canto, suono il mandolino, appartengo alla mafia e sono un amante latino. Annia sempre freddo. Annia
sempre fame. Annie ha sempre voglia di fare all'amore. Annie ha sempre mal di testa. La sinusite, il mal di fegato. Devo andarmene. Domattina mi alzo presto. Vieni a dormire con me. Tu vuoi parlare o dormire? Io voglio tutto. Sono venuto dall'Italia perché mi manchi. Parli come un innamorato. Lo sono. Dovevo lasciarti per accorgermi. Tu vuoi sposarmi? Sì. Tu che avevi il terrore dei legami, che ti vantavi di vivere sempre tra due valigie. Ho capito solo ora che sei la donna per me. Mon amour. Perché ridi? Ho perduto 2 anni con te. Non avevi che d'allungare la mano per portarmi via. Non ero pronto. Forse eri già troppo vecchio. A 40 anni la prudenza paralizza. Cominciate un po' a morire. Io ti insegno che una donna invece si augura fino a 100 anni. L'imprudenza e l'irragionevolezza. Tu sei pazza, Annie. Credi? Sì. È vero. E ho trovato un altro pazzo per accompagnarmi. Ha 23 anni. È bello. Un giorno avrà anche lui 40 anni. Ma tra tanto tempo. Tu l'ami? Con questa fondue mi sono riempito di schizzi d'olio stasera. Dormi bene. Io vado a farmi smacchiare il cervello. Lasciato a Roma come un coglione. Aspetta, scendo. Annie ti ha detto no. Che cretino. Piglia la schiaffi. A Catanzaro. A Parigi tenere una donna è più difficile. Ti ricordi la striptease? Ecco, dimmi un po', che cosa hai ottenuto quando... le hai spaccato in testa la bottiglia di rosé a Petit Saint Benoît? Ha continuato a tradirti con Martin. Sì, ma all'ospedale. Con 15 punti, da qui fin qui. E allora qual è stato il risultato? Niente, non ci ho pensato più, finito tutto. Dopo sono stato veramente bene. Mica come te, ostia. Rue de la Pompe. Ti ricordi 2 anni fa quando camminavi su e giù davanti alla casa di quella... Ah, la rossa. Sì, la rossa, proprio quella. E dicevi... adesso entro e le do un calcio nel ginocchio, senza dire una parola, nel ginocchio. Ma aveva detto mascalzone davanti a un ospite. Oh, capirai, mascalzone. Davanti a un ospite. Annie avrà avuto 20 amanti prima di te. 17, me l'ha detto lei. Compresi quelli che non contano, quelli di una notte triste. Ma di veri ne ha avuti 4, che poi sono 3 perché uno sono io. Sei un provinciale, che importanza ha? Beh, 3 amanti. Che somaro sei. Io ero qualcuno per lei. Io esistevo. Io non l'amavo e lei mi amava. Boh. Sì. Allora... che faccio? Rinuncio? Molla. No, non mollo. Vuoi una sigaretta, Tom? Fuma. Allora rintronala di fiori, di regali, rimbambiscila, vai sul classico. Attenzioni squisite, de placement, soprattutto de placement. Sposta una donna dal suo ambiente naturale e ce l'hai in mano.
Già, invito Annie alle Bahamas. Bahamas? Non occorre, ma che Bahamas? Basta che la sposti da Saint-Germain ai Campi Elisi, dal Café de Flora al De Mago. Nel posto nuovo non conosce nessuno, non sa proprio come difendersi. È spaesata. Annie non è un imbecille. Per lei sono una minestra riscaldata. Hai mangiato stasera? Ho rosicchiato una crosta di formaggio. Credi che basti quando si alti 1,90 m? Non potevi scendere a comprarti una bistecca? Non mi andava. E poi non ho ricevuto i soldi di mio padre. Ho letto i tuoi libri. Ho ascoltato i tuoi dischi. Ho dormito. Ero stanco. Stanco di essere solo. Allora, senza di me, ti lasci andare. Senza di te, io muoio piano piano. Aspetto. Non mi importa più di niente. Se tu fossi stata via 3 mesi, mi avresti trovato scheletro con le ragnatele nei buchi del naso. Sei peggio di un bambino. Non ti muovi, non fai niente. No. La faccio posare nuda per lui. Miss Luglio. Cellulite? Non ne ho, caro. Neanche un grammo, neppure dietro. Porca, ma allora mi devo occupare dei russi. Beh, io vado. Resta qui, tanto quello di Franz Suar dice che la riunione sul disarmo è rinviata domani mattina. E poi senza Mao non si firma niente. Com'è Ulrich? Tutto caldo, bello. È almeno idiota? Neppure. Sei cotto. Russo, russo. Da quando Mosca ordina ai rivoluzionari neri e gialli di restare calmi e poi salta addosso ai compagni di Bucarest e di Praga. Abitano insieme? No, di giorno. Sì, di notte. Ah. Sei cotto alla griglia. Russo, russo. Qui faccio il socialdemocratico come Longo. E Valdec Rocher. Non erano comunisti. Come? Comunisti. Ma qui la poverina si annoia. Lei non si annoia mai quando c'è un uomo che le sta dietro. Chi le sta dietro? Beh, tu no, tu non puoi. Hai fatto l'amore tutta la notte con Olga? La rossa. E Annie. Chi è Olga? Ma come? Ha letto con Olga al momento di tenerezza del Rio, si è messa a leggere il Figaro. Ma cosa farnetti, che provinciale? Dopo il 20° congresso non ci rimane che fare l'amore a Saint-Germain. Ma se Mosca e Pechino si mettessero d'accordo, stai tranquillo che io tornerei a fare quello che facevo prima. Belle domeniche. Ti incastravi alle riunioni di cellula, vendevi l'unità per la strada la domenica. Idiota, io tiravo sassi alla polizia come dopo l'attentato a Togliatti. Certo, oggi non si capisce più niente, tutto contorto. Russo, russo. Chissà se c'è ancora un leninista vero a Mosca. Hai visto Kosygin e Brezhnev? Burocrati imperialisti. Annie, a che ora finisce di lavorare? Sai, non ha un orario preciso. Ti manca il Comintern. Ti manca il Politburo. Ma è felice adesso?
Ti manca perfino la GPU. Eravamo gente seria allora. I capi, uno cretino come te, lo fucilavano come niente. Tutti al muro, io, te, amici, nemici, massacri shakespeariani. Ma è la tua macchina? Mm-hmm. Ah, è la tua! Ehi, un momento! Alle 5 per le foto, ferma, d'accordo? Ferma. Blocca il tassì! Ma io non posso, i russi, a gatto! Su, vieni! Paga tu! D'accordo! La voiture est à moi! Alla Fourrière! Ma c'è il talloncino stampa! Alla Fourrière! Non gliene fotte Berto, niente! Non ridere, non ridere! Seguiamo fino alla Fourrière? Russo bianco. Oggi uno che viene dalla Russia è sospetto. Di grandi c'è rimasto solo Mao. Mi fanno ridere le accuse di culto della personalità. Tu pagheresti per vedere un pugile suonato. Io pago per Cassius Clay. Io pago per Pelé. Per Mao, Ho Chi Minh, Fidel Che Guevara. E per Anni. Anni. Sei un imbecille. Non penso ad altro. Ma proprio adesso? C'è il vertice, il summit. Non me ne fotte niente. Si decidono le sorti del mondo. Me ne fotto. Ci può essere la pace o la guerra. Niente. La bomba atomica. No. Sei cotto, sei. Completamente cotto. E perdi il posto. Ah, il posto. Sì, sì. In questo momento mi sento tagliato fuori da tutto, innamorato di quell'idiota. Il posto, i bis, la bomba, te li lascio. Buon Hiroshima. Senso proibito, non posso andare avanti. Ma cosa fa? Si fermi, voglio scendere. Tu non capisci. Annie è una donna vera. All'improvviso senti che ti manca e sei come tramortito. La 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 la. Distintissimo. Aveva un loden, camicia di flanella, cravatta. Ti ha chiesto di me? No, si è fatto Olga. La polizia gli ha rubato l'automobile. E io poserò nuda per Miss Luglio. La polizia ha rubato la sua macchina. Scommetto che c'era anche Berto. Naturalmente. Questi italiani sono peggio dei pederasti, sempre appiccicati. Quando stavamo insieme avrei preferito che uscisse con una ragazza. Oh. Paolo dice che mi vesto male. Rinuncia ai tuoi principi. Ripeti con me, Paolo? Categorie intellettuali a rotelle. Chiacchierone, complicato. Insopportabile. Ulrich? Categoria Sturm und Drang. Sognatore, poetico, bello, maneggevole. Dove vi siete incontrati? Altro Caderò, conferenza al vertice. Hanno parlato solo di politica e di sesso. Ah, dimenticavo, ci invitate a vedere stasera la pièce di Brecht. Dice che gli secca di andare da solo. Perché non ci va con Olga? Ma che crede? Piano piano si infiltra, si insinua. Decaffeinato? Oui, madame. Quando una donna è ridotta al caffè agro vuol dire che i nervi a pezzi. Sei in ritardo? No, non parliamo di me dopo l'altra notte. Oggi 2 ore per avere Roma, ho finito adesso di telefonare il pezzo. E allora? Andiamo lo stesso a teatro. Vieni vestita così? È lui il corvo triste. È vero che non parla mai? Mai. Forse è intelligentissimo. È strano essere felici quando non se ne ha l'abitudine. Sono contento per te. Io non sarei stato capace di darti la stessa cosa. Tu hai bisogno di equilibrio, di sicurezza. Sicurezza non è la parola giusta. È un ragazzo, sai. Sì, ma è quello che ci vuole per te. Tu appartieni a quella razza di donne che hanno bisogno di regnare su qualcuno. Ulrich può essere molto forte. Oh, ciao, Olga.
Disegna. Ottimo, un mestiere sedentario. Le donne non amano quelli che partono. Viaggi molto in questo periodo? Purtroppo sì, dopo il vertice temo che mi spediscano a Istanbul. Ah, sono stufo delle novità, delle frontiere, dell'insolito, dei climi troppo dolci. È bello a Istanbul? Si fa il bagno in questo momento. Vieni anche tu. Dopo lo spettacolo mi accompagnerai a Montparnasse, ho promesso a Ulrich di dormire con lui. Certo, certo. Queste ragazze dopo 2 anni di Saint-Germain diventano dure come facchini. Sono rotte, come un orologio caduto dal primo piano. All'esterno è intatto e dentro con le rotelline in pezzi, rotte. Non segnano più l'ora giusta. Hanno le mani che tremano così. Non possono più sopportare i problemi di un uomo virile. Preferiscono un ragazzino che di problemi non ne pone. Tenero, dolce, con la camicia a fiori. Sei qui, sei qui. Perché hai fatto tutto questo? Non è la mia festa. È la nostra festa. È arrivato l'assegno d'Amburgo, 1000 franchi. Sai, ho comprato anche lo champagne. Questo pomeriggio mi sono innamorato di te. Pensavo che lo fossi di già. Sì, ma è ricominciato all'improvviso. Ma le tue lezioni? L'anorak? Finiti? Non ti piace? Non è questo il regalo che desideravi? Sì, solo che non avresti dovuto comprarlo ora. Ma così se noi dovessimo morire stanotte o domani mattina, almeno tu il tuo regalo l'hai avuto. Un'altra sorpresa per te. Indovina. Non lo so. Avremo presto una bambina. Una bambina? Metà te, metà me, nostra. Bionda, meravigliosa, divertente. La porteremo a passeggio. Ma non è possibile. Una bambina bisogna darle da mangiare, una casa per vivere, occuparsi di lei. Noi non abbiamo denaro, io lavoro. Benissimo, la porterò in carrozzina io mentre tu andrai a lavorare. Oppure andremo dai miei genitori ad Amburgo. Non voglio. Non voglio, non voglio. Tu te ne freghi. Tu vedi un bambino così, come un giocattolo. Sarei solo io a sopportarne le conseguenze. Sei un incosciente. E poi una bambina deve essere felice. Diventerà una donna. Ti sembra facile? Hai mai conosciuto una donna felice? Thank you.
Era una ragazza triste. Una brava ragazza. Ma Olga era la tua amante? Era. Si è suicidata per te? No. Si è sdraiata sul letto, nuda. Poi ha messo in bocca il tubo del gas. Ha preso i barbiturici? No, gas. L'hanno trovata morta 2 giorni dopo. Ma come fai a sapere? Lo so. Il gas continuava ad uscire. E piano piano si è gonfiata come un pallone. È andata su. Lentamente, verso il soffitto. Nuda, bella e morta. E poi il corpo in alto ha cominciato a ondeggiare. Fino ad andarsi a incollare al soffitto. Plof. Plof. È orribile, incredibile. La cameriera non si è accorta di niente finché ha alzato gli occhi e ha strillato. Hanno dovuto chiamare i pompieri. Ma non è possibile. L'hanno punta con un ago, allora il corpo si è afflosciato ed è precipitato giù. Tu scherzi? Non bisogna scherzare, mai. Il mondo è pieno di gente che prende sempre tutto sul serio. Sei capace di scherzare? Davanti alla maestà della morte? Sono repubblicano. Ha avuto una vita triste. Lasciale almeno una morte che faccia ridere. Mon d'amour qui laisse le cœur vide et des frissons noyés dans l'habitude. Elle est déjà bien. Chanson, l'amant perdu. Bien sûr, l'amour qui meurt fait de la peine, mais dans la vie, il faut toujours choisir. Et j'ai compris que tu n'es plus. Puisque mon âme, je viens de le trouver. Ci vorranno dei mesi perché tu riprenda il tuo aspetto normale. Alla tua età, cose da matti. Agathe dice che sembro ringiovanita, siccome andiamo al mare a Istanbul. Poi parli tu. Consiglio di Berto. Berto. Così Concetta sembri un travestito. Che importa? Che tu mi preferisca in un modo o nell'altro non mi riguarda. Non siamo né amanti né sposati. Allora perché sei venuta? Per niente. Perché avevo voglia di cambiare. Perché è riposante stare con te. Perché con te rischio poco. Grazie. Vedi, con Ulrich sono in una posizione di forza. Con te invece... Con me? Dai. Oh, al diavolo. Troppo complicato. Sono stanca di essere la più grande, la più ragionevole. Voglio essere la più giovane per una settimana. Capisco, capisco. È solo perché avevo voglia di fare un viaggio che sono qui. Lo so, va bene, ho capito. Guarda là, attento. Levati. Non posso passare qui. Ma lascia stare. Al volante ci sto io, quindi non rompere le scatole. Porco Giuda. Spero che Ulrich non faccia stupidaggini. Ne parli come se fosse un cagnolino. Non mi va che sia infelice. Hai ragione, non è bello rendere infelici gli altri. Sei sicuro di non aver sbagliato strada? Perché? Che vuoi dire? Ma per andare a Istanbul si passa per il Lussemburgo. Pas toujours. Io non
non sono stanca. Non vuoi proprio continuare? Non mi vorrei mandare a letto morto di sonno. Buonasera. Buonasera. Una camera con bagno. Una anche per me, prego. Due. Tre. No, no, scherzo. Prego. E così il tuo onore è salvo. Credevo che tu avessi capito. Volevo soltanto guardarti dormire. Alle 8 in basso, d'accordo? Prego, signore. Vengo. Dove vai? Ho preso i giornali. Merci, monsieur. Credevo... Che cosa? Qui non vanno per tartufi o per funghi. Vanno per mine. La cortina di ferro, laggiù, vedi? Vieni, di lassù si vede la cortina. L'unica cosa che ti fa sentire vivo, la politica. E te. Carattere ideologico. No, non è questo. Perché cosa dovrei vivere? La casa? Un salotto? Il frigidaire? La macchina che fa i 140? Le vacanze a Riccione? No, io voglio un'idea, una bandiera.
Per me può essere un amore. No. Per me deve essere più grande. Deve comprendere tutto. Ma le bandiere si strappano, si consumano. E bisognerebbe aggiustare i buchi ogni giorno. Ma io sono pigro. E vorrei un vecchio straccio eterno. Che non c'è. E io un amore sempre vero. Che non c'è. Forse chiediamo troppo e facciamo troppo poco. Anzi, niente. Tu non mi ami, lo so. Perché correre attraverso l'Europa alla mia età con questa stupida che non capisce neppure che l'amo? Annie non è una donna intelligente e non è neppure bella. L'altra notte a Lussemburgo volevo stringermi a te, la mano nella mano. Lasciar passare la notte così. Pensavo, Paolo è il solo che mi capisce, che comprende tutto. Volevo correre subito da te per dirti, Paolo, Paolo, ascoltami. Non so più che faccio, non mi rendo conto più di niente. E vivo di traverso. Ho paura e vorrei che qualcuno mi portasse via, senza chiedere il mio parere, capisci? Perché complicarsi la vita, riempirsi la testa di dubbi, di malintesi, di sciocchezze? Lasciati andare, ridi. E tu ne sei capace? Beh, ci provo. Ci sei e non ci sei, Greta. Vai e vieni. Io mi muovo, Annie. Io viaggio, giro, vado a Istanbul. Per andare a Istanbul si passa per Berlino. Pas toujours. In den kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. Wenn die älteren Jahrgänge noch wanken werden könnten, die Jugend ist uns verschrieben und verfallen mit Leib. Denn die Idee und die Bewegung sind Lebensausdruck unseres Volkes und damit ein Symbol des Ewigen. Es lebe die nationalsozialistische Bewegung. Es lebe Deutschland. Non restiamo qui. Si è fermato ancora. Andiamo, è tardi. Maledetto Tiberio. Sai, Tiberio aveva preso tutta la Germania 2000 anni fa. Aveva inviato un esercito fin qui. E poi chissà per quale strana ragione, forse per stanchezza o freddo, l'ha richiamato indietro. O forse perché qui c'erano soltanto montagne e orsi.
selvaggi, nudi e biondi, capisci? Che idiota, Tiberio, oggi ci sarebbero uomini bruni e riccioluti, qui, proprio qui. Hai visto quel praticello che c'è là dietro? Bene, sotto quell'erbetta c'è un bunker. E dentro al bunker c'è Hitler suicida, in cenere, con Cane Lupo e Eva Braun. Laggiù? Goebbels, Ribbentrop, Krupp, Göring. Via, via, niente più tedeschi. Haller, Schnellinger, Gunther Sachs, via tutti quanti. Qui ci sarebbe una fontana del Bernini, là un caffè di Saint-Germain, laggiù una pizzeria. Ma te li immagini tu, i napoletani e i marsigliesi, che fanno i campi di sterminio? Che cosa devi fare? Ho un appuntamento, me la sbrigo subito. Ma dove andiamo dopo? Dove vuoi tu? Non dormiamo neanche qui stanotte. Decidi tu, dove vuoi? Stai bene? Arbeiterklasse herzustellen. Denn ohne die Arbeiterklasse werden unsere Anstrengungen ohne Erfolg bleiben. Wie können wir das Misstrauen der sozialistischen Gewerkschaften beseitigen und zu einem direkten Gespräch mit den Arbeitern kommen? Im Moment muss sich unsere Taktik auf die Verteidigung der erreichten Stellung beschränken. Wir sozialistischen Studenten sind gegen jede Form der Instrumentalisierung von Seiten der alten Parteien. Vor allem müssen wir die Einheit in der Aktion suchen. Ein Moment, Kameraden. Ich sagte gerade, dass wir in einem zweiten Augenblick... Dove posso andare a scrivere il mio articolo e a telefonare? Di là? Grazie. Es ist klar, dass die Polizei uns mit aller Gewalt angreifen wird. È il primo accenno alla rivoluzione permanente, punto. Tra di loro forse c'è un nuovo Trotsky, punto. Le autorità hanno paura, virgola, la polizia ricorre alla violenza, punto, firma, fine, va bene? Sì, Trotsky, lo sai come si scrive? Passami il capo. Sì? Sì, sì. Beh, no, parto stasera. No, senti, senti, io sono stanco, sono stonato, ho bisogno almeno di 10 giorni, ma per cose mie. Dove? Thank you.
dove mi porti? Dove mi porti? A Varsavia. Anche il tempo è contro di noi. Guarda, piove. Je m'en fous. Ottimo. L'acqua ci rinfrescherà le idee. Guarda. Guardati intorno. Questo non è il tuo mondo. Non c'è niente. Quello che ti piace. Niente di niente, niente di charmant. Cosa vuoi fare? Tornare indietro? Continuare? Voglio continuare, Paolo. Hai mal di testa, sinusite, hai sonno, fame, freddo? No. Ti manca qualcuno? Voglio andare fino in fondo. Sono una stupida. Per Dio. Tu piangi. Su, inteneriscici su te stessa. Avanti, aspettiamo. Non so più che fare. Mi sembra di impazzire. Aiutami, Paolo. Proscioglie che ci trovi dali. Ne vici pange tu e spestane il tramvaiolo. Sì, sì, ce ne andiamo, ce ne andiamo. E non drammatizziamo. Tanto fra 50 anni saremo morti. Tutti. Per Parigi tra mezz'ora. Eccoti il biglietto. Ciao, buon viaggio.
Ludzie panienci, co pani prawie, tam nie mogę jechać. Nie, 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 tutaj na lewo. Tak, na lewo. Proszę bardzo. Proszę. Tutto io. Racconta, com'era Istanbul? Istanbul, di che parli? Tu non sei abbronzata, dove sei andata? Mi ha portato in Siberia, abbiamo attraversato mezza Europa per niente. Cosa farai adesso? Cosa vuoi che faccia? Non si può vivere con due uomini nello stesso tempo. Peccato, sarebbe bello. Due forse non bastano, ce ne vorrebbero cinque o sei in una grande casa in riva al mare. L'appetito non ti manca. L'uomo ideale non esiste, almeno non esiste in una sola persona. Guarda te, Ulrich e Paolo, li ami tutti e due. Ma sei pazzo? Tu ami Ulrich perché ha tutto quello che manca a Paolo. A Paolo manca tutto. Pensa a Freud. Tu sei innamorata di tuo padre, Paolo, e di tuo figlio Ulrich. Insieme farebbero un marito perfetto. Allora, se avessi un fratello? Sarebbe l'incesto giusto. Ma ora parlami di tuo padre Paolo, piuttosto. Non ho più niente a che vedere con Paolo. Però sei partita con lui. E torno prima del previsto. Se me ne vado mi cerca, faccio un passo avanti, lui ne fa due indietro. Non ci si può intendere con un italiano. È una razza di bugiardi e schiavisti. Vous pouvez me traduire ça? Vous voyez ici. C'est un communiqué officiel du ministère de la Défense soviétique. Le maréchal Grechko annonce des manœuvres à la frontière. Oh, grazie. Ciao. Cosa ha detto Grechko? Un comunicato un po' vago. Ma in sostanza? Buono. Dei cecoslovacchi? Zitti. Quando termina l'incontro? Stanno aspettando la dichiarazione degli ungheresi. Ci capisci qualcosa? No, niente. Ho bisogno d'aria, vado fuori. Vuoi il comunicato? No, io se non ci sono i cinesi non mi diverto. Scusa, tu sei italiano? Perché? Puoi scrivermi le parole di Dulce Paolo? Che? Sì, la canzone della principessa di Liegi. Paola, Adamo, Mina, Faradiba, Soraya, Celentano. Voi italiani siete fortunati, noi invece... Sì, sì, voi. 20 anni di rivoluzione per creare il bisogno di Adamo. Non ti arrabbiare, noi abbiamo pagato sangue in questi anni. Il muro di Berlino, la rissa coi cinesi, abbiamo perso la possibilità di andare al potere. E ora ci mollate perché volete Adamo e Mina. Ma va. Scusami, Polacco, ti scriverò le parole della tua canzonetta. Vieni, andiamo a cercare delle ragazze, a bere qualcosa. Ferrari? Alfa Romeo? Maserati? Ah, ormai bidone, polmone. Perché non mi porti a Roma con te? A Roma? Sì. Insieme? Guido io. Siamo amici, vero? Pronto. Pronto.
non risponde. Parigi non risponde. Lavori per un giornale francese adesso? No, lavoro per me. Sono un greco romano che va a Parigi a cercare una francese che vuole sposare un tedesco e partire per l'America. Tu. Leggi qua. Tieni, questa è per te. E tieni anche questa. Non mi piace, sembra un SS. Se tutti i comunisti fossero come te. Sei buffo, un po' meno bello. Pensa, sarei stato il 400esimo. Volevo uccidermi, sai. È stato quando tu eri via e ho letto su François che prima di me se ne erano gettati 399 dalla Tour Eiffel. Un bel numero. 400 morti d'amore in un secolo. Credevo che non tornassi più. Non posso vivere senza di te. Lo so, lo so. New York non ti piacerà molto. Un mio amico mi ha detto che fa paura. Ma Long Island è molto meglio. C'è una grande spiaggia piena di sabbia e un incredibile fastidio con Luna Park. Ich verstehe nicht. Was macht ihr? Io faccio questo per fumare meno. Ogni volta che sbaglio aspetto un'ora prima di accendere un'altra sigaretta. Solo che adesso lo faccio talmente bene che fumo dalle 50 alle 60 sigarette al giorno, davvero. Oh, du schaffst es nicht. Io vado a Parigi. Parigi! Per sposare una che non ne vuole sapere di me neppure morto. Sono un imbecille. Invece vorrei sposare una come te. Non ci sarebbero problemi. Non puoi litigare, non puoi discutere, non ci si capisce tanto. Torre di Babele. Torren di Babelen. Assolutamente schifoso. Dankeschön. Einen Moment. Guck den Franzosen da. Was hat er denn? Sciatica, sono vecchio, reumatismi. Vai, ma ciao. 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 Ma che cavolo c'è? Mi scusi, sa, la mia radio non funziona, la sua funziona. Sì, perché? Ecco, vede? Si tolga di qua. Sono le 4:15, è l'ultimo quarto d'ora. C'è Milanite. Forza, accetta, si sbrighi. Ecco che sei. Un calcio d'angolo in favore del Milan, mentre siamo giunti al 34esimo minuto del secondo tempo. Ha una sigaretta? Sì. Che si via verso la bandierina del calcio d'angolo, mentre si riportano nella metà campo dell'internazionale tutti i giocatori del Milan, ad eccezione di Matrasi, che resta a presidiare la metà campo rossa. Ma cosa fa? Mi buttare via le sigarette? No, niente cose mie. Non riesce a colpire la palla attraverso l'aria internazionale. Porca malora. Andiamo o no? È un'ora che siamo qui. Sì, sì, ora pago. Aspetta un momento. Porca malora. Ma che ha? Aspetta. E allora? Non capisco, avrà avuto un incidente. Vieni, torniamo da Anna.
Ha fuso il bidone. Beh, io ho un appuntamento. Ciao. Devo andare. Vengo con te. Taxi? Danny, aspetta. A più tardi. Porto a cena questa Lumeuse. Che fai, non vieni? A che ora parti domani? Alle 9. Sono contento di vederti. Parla, di qualcosa. Assomigli a un ricordo che non voglio perdere. Preferirei che tu fossi aspra, dura. Quando vuoi ci riesci. Su. Non posso. Andiamo. Ascolta. Ascolta, Paolo. Io devo partire, anche se sto bene con te. Ulrich mi aspetta. Io devo partire. Mm-hmm. Annie. Lasciami. Annie. Lasciami. Stammi a sentire. Tu non puoi andar via. Vai, vai. Parti adesso. Vai in America. Canaglia. Buongiorno, arrivederci. La tua tasca è scucita. Mia moglie va in America. Ma che ci vai a fare? Lo sai che laggiù mangiano nelle farmacie? E poi, bionda come sei, non puoi neppure mettere piede ad Harlem, che è l'unica cosa seria. È tardi, Paolo. Hai sempre preferito i biondi, io sono stato un'eccezione. Devo andare. Mi avrà telefonato. Va bene, ti accompagno. Che ora è? Quasi le 6. Mi avrà cercato, non ha dormito, mi aspetta. Lasciami, ho paura. Stai calma. Cosa immagini, che ti voglia far perdere l'aereo? Magari un rapimento? Tu non sai. Ulrich è come un fiore. Se è successo qualcosa, anch'io. Smettila, idiota. Thank you.
Dov'è Annie? Non lo so. Dov'è Annie? Non lo so. Dimmi dov'è Annie o ti spacco tutto l'appartamento! Ma non lo so! Dammi il numero di telefono di Ulrich. L'ho dimenticato. Dammi il numero di telefono di Ulrich, porca! Ponte Noa 2687. Voglio parlare con Annie. Non c'è. Vengo subito, Paolo! Siediti. Avanti. Allora, Ulrich. Non credere una parola di quello che dirà. Questo almeno devi crederlo. Ho fatto il possibile per portartela via e non ci sono riuscito. Questa idiota ti ama. Come in un libro. Beh, ciao. Tutte le facoltà? Stiamo aspettando la risposta del sindacato e del governo. Ah, grazie. Gli operai devono marciare con noi e noi ricominciamo con le barricate. Da soli siamo fortunati. Andiamo. Ecco, vengo. Per nulla al mondo ti potrò più dare, soltanto un'ora di felicità.